Mi chiamo Pietro Grasso e sono cresciuto a Palermo, una città importante per le scelte della mia vita. Dal 2005 sono il procuratore nazionale antimafia. Sono così passato dalla trincea della procura di Palermo al quartier generale di Roma, dove arrivano le notizie da tutti i fronti. Si studiano le tendenze e le nuove attività della mafia. Si elaborano le tecniche e le strategie necessarie per combatterla. Si è sempre pensato che nell'organizzazione mafiosa le donne avessero una posizione subalterna, consona a quelli che sono i ruoli tipici della società siciliana, quali il maschilismo e il patriarcato. Il codice d'onore di Cosa Nostra ha lasciato alle donne un ruolo essenzialmente domestico, familiare. La fedeltà ai clan e alla famiglia non doveva mai mancare. Eppure nel tempo questo ruolo è sempre di più cambiato. Pur rimanendo saldi i principi di Cosa Nostra, le donne hanno assunto diversi ruoli a fianco dei loro mariti, dei loro figli, dei loro fratelli, ma talvolta anche in posizioni di ribellione nei confronti dell'organizzazione. E oggi, in questa lezione di mafia, affronteremo i vari ruoli delle donne. Le donne devote, quelle che appunto stanno accanto ai loro familiari, le donne che sono organiche all'organizzazione, le donne d'onore potremmo chiamarle, e infine le donne ribelli. I comportamenti delle donne all'interno delle rispettive famiglie sono stati molto diversi. In una prima fase ci occuperemo delle donne devote, di quelle donne che stanno vicine alla loro famiglia, che sono silenziose, premurose, che sono tutte dedite a mantenere quello che il loro uomo ha creato, lo status dell'uomo d'onore, perché quello status viene trasferito anche alla moglie. Ma mi sa dire che è onesto, ecco, questo come... dovete dire, onesto. Come mai sono venuti alla Figuzza ad ammazzare Russo? Chiedetelo ai carabinieri. E carabinieri? Alle fonti ufficiali, per favore. E carabinieri, dicelo. Ma lui è il boss della Figuzza. Non è il boss. E che cos'è? È un signore. Povero uomo. Un signore. Povero vecchio. Le regole di Cosa Nostra non possono che far rispettare la donna dell'uomo d'onore, e questo spiega perché tante volte tante mogli si sono opposte alla collaborazione dei loro uomini, perché questo significava perdere lo status di rispetto che la società attribuiva loro. Un fulgido esempio, le donne della famiglia Buffa, che durante il maxi processo inscenarono una manifestazione di protesta contro il presidente che dirigeva il dibattimento, dicendo che il loro congiunto, Vincenzo Buffa, veniva maltrattato per spingerlo alla collaborazione. In questo modo ne impedirono certamente l'impentimento. Erano tante donne perché erano tutte legate dal vincolo mafioso. C'erano presenti la moglie di Buffa, la sorella di Buffa, ma anche tutte le cognate che erano anch'esse sposate con uomini d'onore. Gentilmente lei deve uscire. Fate uscire. Ma siete proprio... L'udienza resta sospesa per 5 minuti. Siamo di fronte
a situazioni di aperta dissociazione con le scelte dei loro cari, molto spesse, come è avvenuto per la sorella di Tommaso Buscetta, a cui avevano ucciso anche il genero, alcuni fratelli, e che, rimasta vedova, lanciò il proprio anatema contro il suo congiunto Don Masino, proprio rinnegando la sua scelta e mostrando più fedeltà alla mafia che ai suoi familiari. Allo stesso modo, le giovanissime mogli dei fratelli De Filippo, due collaboratori chiave per la cattura del latitante Luca Bagarella, arrivarono a disconoscere i loro mariti al punto che una delle due, Agata, tentò addirittura il suicidio per la troppa vergogna, diceva, di essere considerata anche lei un infame. Del resto erano donne che erano figlie di mafiosi e quindi subivano nel loro ambiente questo disprezzo da parte del contesto sociale in cui erano abituate a vivere. Invece, in perfetta sintonia con il suo status di donna d'onore, possiamo dire, Ninetta Bagarella, moglie di Totò Riina, che, proposta per il soggiorno obbligato nel 1971, in un'intervista al giornalista Mario Francese, anch'egli ucciso nel 79 dalla mafia, disse che la mafia non esisteva e che era tutta un'invenzione dei giornali per poter vendere più copie. Eppure alle donne è toccato spesso in sorte di sposare giovani contro il loro volere, una sorta di matrimonio di convenienza che serviva a cementare alleanze tra famiglie mafiose, un po' come avveniva in passato per la nobiltà o per le dinastie degli industriali. La fedeltà a Cosa Nostra è un sentimento connaturato, con cui già da bambine le donne sono costrette a fare i conti. Devono portare rispetto ai padri, ai fratelli, ai loro uomini, ai nonni, agli zii e concedersi come promesse spose agli eredi rampanti di altre famiglie mafiose. Non si può certamente tradire il compagno, perché tradire il compagno significa tradire Cosa Nostra. E sono così responsabili dell'etica mafiosa, anche perché una donna che tradisce non è assolutamente affidabile, potrebbe tradire anche l'organizzazione facendosi sfuggire delle parole sentite in casa che non dovrebbero certamente essere conosciute all'esterno. Ricordo la storia di una giovane donna, Rosalia Pipitone, che gestiva una piccola tabaccheria. Quando il padre, un boss mafioso, venne a sapere che aveva una relazione con un cugino di secondo grado, non esitò un attimo a dare l'ordine di ucciderla. E lo fece in una maniera anche particolare, nel senso che si simulò una rapina per evitare che le indagini potessero collegare a un movente familiare la morte della donna. Però tutti nell'ambiente seppero che era morta come donna che aveva tradito l'onore della famiglia. Delitto d'onore per salvare l'onore della famiglia, come il caso di Vincenzina Marchese, un caso da tragedia greca. Vincenzina Marchese aveva sposato Leoluca Bagarella. Questo era considerato non un matrimonio per legare le famiglie, ma un vero e proprio matrimonio d'amore. Eppure la donna venne colpita nel suo status, perché dopo qualche settimana dal matrimonio suo fratello Pino Marchese, fidatissimo uomo di Totò Riina, che era stato tenuto riservato per tanto tempo e faceva addirittura da autista a Totò Riina, incominciò a collaborare con i magistrati. La morte di Vincenzina evitò a Bagarella di essere cognato di un infame, di un pentito, ma c'erano anche altre ragioni che produssero il suicidio
avvenuto nel 1994 di Vincenzina Marchese. Pensava che dopo aver subito alcuni aborti che la provvidenza non riuscisse a farle avere dei figli proprio perché era stato, col coinvolgimento del marito, sequestrato, strangolato e sciolto nell'acido il piccolo Di Matteo, il figlio del collaboratore di giustizia Di Matteo. Inoltre aveva una depressione per la paura che il marito venisse catturato, al punto che stava sempre con una radio collegata con quelle della polizia, dei carabinieri, temendo che arrivasse la notizia della cattura del marito. Ma in che modo le donne hanno invece un ruolo organico in Cosa Nostra? Bene, quasi sempre hanno un'azione di favoreggiamento, di aiuto all'organizzazione, così come spesso però sono anche organiche, nel senso che a loro vengono attribuite delle funzioni di controllo del territorio dove avviene lo spaccio di droga, o addirittura, come nel caso di Nonna Eroina, che gestiva in prima persona il traffico di droga con alcuni familiari che stavano negli Stati Uniti. Sempre di più le donne andavano a fornire il proprio nome per farsi intestare i beni dei mafiosi, i beni dei loro mariti, dei loro parenti. Però questo poté farsi finché non entrò in vigore la legge Rognoni-Latorre, quella legge che nel proporre il sequestro e la confisca dei beni dei mafiosi estendeva questa possibilità anche ai familiari e quindi anche ai coniugi. E questo ha provocato certamente delle misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di donne di capi mafia, come la moglie di Giovanni Bontade, perché fu proposta per il sequestro del patrimonio del marito. Bene, questa misura di prevenzione si concluse con un nulla di fatto. I giudici del Tribunale di Palermo decisero che la donna di mafia ancora non aveva un ruolo decisionale di autodeterminazione nell'ambito del sistema mafioso e quindi non procedettero al sequestro dei beni. Sono passati quasi 30 anni e qualcosa in questo senso è cambiato. Oggi ci sono più di un centinaio di donne detenute per favoreggiamento, concorso esterno in associazione mafiosa e addirittura associazione mafiosa. Sono donne che sono divenute organiche all'attività dei clan mafiosi in sostituzione dei loro mariti in carcere. Gestiscono quasi sempre gli affari che sono rimasti in piedi nonostante la detenzione dei loro mariti. E un esempio è Nunzia Graviano, che è stata condannata e poi riarrestata nel 2011 perché reggeva le fila degli affari dei fratelli Graviano, appunto detenuti. E si diceva che leggesse Il Sole 24 Ore per tenersi aggiornata sulla borsa per investire al meglio i proventi illeciti dei parenti. O come Mariangela di Trapani, moglie di Salvino Madonia, che fungeva da collettore andando a colloquio con tutti i suoi familiari in carcere e consentendo le comunicazioni fra di loro. Abbiamo vicende simili anche in Calabria. Nel clan Pesce, da poco ridimensionato da una serie di arresti, o addirittura in alcune famiglie di Secondigliano in Campania, o addirittura a Napoli, l'esempio più famoso quello di Rosetta Cutolo, sorella di Raffaele, il boss della nuova camorra organizzata che divenne reggente del clan. Lei è un po' la rappresentante di suo fratello? Sì, la sorella. Sì, dico, ma lo rappresenta un po' nel senso che mantiene i contatti con la gente? No, contatto con nessuno. Contatto non tengo contatto con nessuno.
ma non tutte le donne sono disposte a concedersi per amore del clan. Anzi, si sta rivelando un fenomeno assolutamente contrario. Parecchie di esse, per amore dei propri figli, dei loro parenti, cercano di spingere i loro uomini a collaborare con la giustizia. Da Marino Mannoia a Brusca, da Marchese a Mutolo, fino ad Antonino Calderone, che quando incominciò a collaborare con Giovanni Falcone pretese che la sua famiglia fosse a lui vicina, proprio perché la spinta a collaborare era determinata dal futuro che voleva dare ai suoi figli, alla sua famiglia. Sono proprio questi segnali che ci fanno sperare, ci fanno pensare che le donne possono avere un ruolo importante nell'affrancamento dalla mafia. Proprio perché la donna incarna i valori della tradizione familiare e quindi può testimoniare come lutti, sangue, silenzi, tragedie possono influire, avere delle ripercussioni innanzitutto su di loro, sulle donne. La prima donna a rompere il muro dell'omertà fu Serafina Battaglia. Nel 1962 si decise a denunciare gli assassini del compagno e del figlio Salvatore. Accusò addirittura i componenti della potente famiglia mafiosa di Alcamo, i Rimi, e diceva: io stavo vicino a mio marito e vedevo tutti i mafiosi che venivano a trovarlo nel suo negozio e perciò so tutto. E aggiungeva una frase ancora più significativa se pensiamo che nel 1962 per la giustizia la mafia non esisteva. Diceva: se le donne dei morti ammazzati si decidessero a parlare come faccio io, non per sete di vendetta o per odio, ma per sete di giustizia, la mafia in Sicilia non esisterebbe più da un pezzo. Senta, signora, lei ha fiducia nella giustizia? Relativamente. Non perché non sono uomini di coscienza, possono fare relativamente, perché la giustizia ha bisogno della fotografia, mentre che tu ci spari. Non ci bastano le lettere, non ci basta che parla la magia, non ci bastano i testimoni. Quella divina è più di quella terrena vale relativamente. Da questa tradizione di ribellione femminile all'ingiustizia, alla mafia, sono arrivati altri esempi nel corso degli anni. Dopo Serafina Battaglia sarà la volta di altre donne coraggio, come Pietra Loverso, che testimoniò contro gli assassini del marito, o Michela Buscemi, che denunciò la morte del fratello Rodolfo con cui gestiva un bar in una zona povera di Palermo, e si costituì parte civile, ma successivamente andò a testimoniare al maxi processo dicendo che era costretta a ritirare la costituzione di parte civile perché aveva ricevuto delle minacce nei confronti dei figli, ma ciò nonostante la sua testimonianza ebbe un valore fondamentale nel maxi processo. Quando iniziò il processo di appello, dopo qualche mese, ho ricevuto una sera tardi una minaccia, una voce terribile che mi diceva che dovevo ritirarmi dal maxi processo, se no succedeva qualcosa alla mia famiglia, uccidevano una della mia, avevo molti in famiglia, dice: signore, è meglio per lei che prima di Pasqua si ritiri. Oggi Michela Buscemi è diventata socia dell'Associazione Donne contro la Mafia, nella quale ha un ruolo attivo. Ma l'immagine più rappresentativa nel maxi processo di donne che si ribellavano all'organizzazione è quella di Vita Rugnetta, una donna che venne a testimoniare nel maxi processo e tirò fuori dalla borsa la foto del figlio che era stato ucciso per il solo fatto di essere amico del pentito contorno, e rivolgendosi con toni drammatici alle gabbie li accusò violentemente: assassini, assassini. E se voi
vogliono venirmi a uccidere, ora queste signore vogliono venire a uccidere a me, me ne vado con mio figlio. Ma il grido delle madri può essere anche più discreto, sussurrato, meno rabbioso, come quello di Felice Impastato, la mite e coraggiosa madre di Peppino, resa celebre dal film I 100 passi. Il figlio era stato ucciso, secondo una sentenza di condanna, proprio dal boss di Cinisi, Gaetano Badalamenti, nel 1978. La donna non ebbe nessuna esitazione a denunciare gli assassini del figlio, scegliendo, pur facendo parte la sua famiglia del contesto mafioso, scegliendo la denuncia piuttosto che la vendetta. Vendetta non ne voglio, no vendetta. Può campare pure 100 anni, ma che sia punito, e di capire quello che ha fatto. Ma mi viene in mente anche la storia di Rita Atria, una ragazza di 17 anni divenuta orfana di padre, che si decide a rivolgersi alla giustizia perché le avevano ucciso il fratello Nicola, da lei amatissimo, e ha come interlocutore Paolo Borsellino. E quando Paolo Borsellino verrà ucciso, non potendo sopportare il venir meno di questo suo unico, fondamentale punto di riferimento, si suicida gettandosi dal balcone della sua abitazione protetta in Roma. Grazie alla sua storia, che lei annotava giornalmente sul suo diario, fu possibile ricostruire tanti suoi bellissimi pensieri, e da lei nacque l'idea di istituire una categoria, quella dei testimoni di giustizia, con una legge del 2001. Nel suo diario Rita scriveva: «Tutti hanno paura, ma io l'unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso vincerà e quei poveri scemi che combattono contro i mulini a vento saranno uccisi. Prima di combattere la mafia devi farti un autoesame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia che è dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarsi. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta». Oggi conosciamo la storia di Giacoma Filippello, compagna del boss di Mazzara, che ha denunciato gli assassini del suo uomo, quella di Giusy Vitale, che prima è divenuta reggente della sua famiglia mafiosa, quella dei Fardazza di Partinico, e poi è diventata accusatrice del suo stesso clan. Donne pentite, donne protette dallo Stato, come Carmela Iuculano, che è stata spinta alla collaborazione con la giustizia, pensate, dalle due figlie di 11 e di 13 anni che avevano iniziato un percorso di legalità nella loro scuola e che non potevano più sopportare di sentirsi etichettate come mafiosa. E quindi hanno costretto la madre a collaborare con la giustizia pur a costo di accusare il padre, dato che la madre aveva un elemento importante da fornire alla giustizia, quello secondo cui una notte il marito si era ritirato a casa con i vestiti sporchi di sangue e proprio quella notte era stato commesso l'omicidio di cui era accusato. La collaborazione delle donne alle indagini è un fatto assolutamente fondamentale per rompere con l'organizzazione mafiosa e dare finalmente una spallata a quel sistema mafioso che tante donne hanno contribuito a mantenere.
Già Giovanni Falcone aveva visto lungo, aveva intuito che le donne ormai potevano entrare in collisione con questo mondo mafioso, proprio questo mondo oscuro, tragico. È un esempio assolutamente illuminante è Filippa Spatola. Filippa Spatola è la vedova di Salvatore Inserillo, ucciso nella guerra di mafia del 1981, che aveva avuto uccisi anche, oltre al marito, due zii, due cugini e il figlio di 16 anni, a cui, pensate, avevano tagliato il braccio destro perché aveva detto che con quel braccio avrebbe dovuto uccidere Totò Riina. E questa donna, dopo alcuni anni, addirittura dopo 15 anni, nel 1996, dopo aver vissuto tanti lutti e tante vicende, scrive un appello al Giornale di Sicilia che recitava così: «Donne di mafia, ribellatevi, rompete le catene, tornate alla vita. Sangue chiama sangue, vendetta chiama vendetta. Basta con questa spirale senza fine. Lasciate che Palermo rifiorisca sotto una nuova luce, nel segno dell'amore di Dio. Lasciate che i vostri figli crescano seguendo principi sani, capaci di esaltare quanto di bello c'è al mondo».